Bentornati su Fair Play. È finita la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Andiamo a vedere insieme come è cominciata questa massima serie del campionato italiano. Pomigliano Juventus 2-3. Undicesimo minuto, gol di Viola Nambi per il Pomigliano 1-0. Assist di Ana Martinez. Al 29esimo 1-1. Gol di Amanda Nilden, che crossa e riesce a segnare. Al 31esimo 1-2 della Juventus con Giulia Grosso. Al 33esimo pareggio del Pomigliano 2-2 con Ana Martinez, assist di Dalila Ippolito. E al 68esimo gol di Cristiana Girelli su assist di Sofia Cantore. MVP per la FIGC, la Juventina Giulia Grosso. Fiorentina Sassuolo 2-1. Al quinto minuto rigore siglato da Daniela Sabatino e Sassuolo in vantaggio. All'ottavo minuto, pareggio della Fiorentina con Michela Catena. 84esimo, assist di Miriam Longo per il gol di Norma Cinotti e Fiorentina che vince 2-1. MVP per la FIGC, Norma Cinotti. Como Napoli 2-1. Al 31esimo, Melania Martinovic serve Margherita Monnecchi 1-0 per il Como. Al 59esimo, Bona Sevenius dice 2-0 per il Como. Al 70esimo, cross di Chmielinski per la testa di Lisa Dellestal. 2-1 per il Napoli, ma non basta. Vince il Como 2-1. MVP, Margherita Monnecchi per la FIGC. Milan-Roma 2-4. Al 36esimo, assist di Lisa Bartoli per Elena Linari, 0-1 per la Roma. Al 39esimo, gol di Emily Ovi, secondo gol per la Roma. 50esimo, Alison Swaby serve l'assist per Chanté Dompig, 1-2 del Milan che accorcia le distanze, e al 61esimo Gloria Marinelli scrive il 2-2, Milan pareggia. Al 79esimo Manuela Giuliano serve Giada Greggi, 2-3 per la Roma, e al terzo minuto di recupero Anna Maria Serturini passa la palla a Benedetta Lionna, 2-4 per le giallorosse. MVP Giada Greggi. Sampdoria-Inter 0-2. Al 12esimo, cross di Andrin Tomter per Sophie Pedersen, 1-0 per l'Inter. Al 18esimo, Marta Pandini serve Michela Cambiaghi, secondo gol del match per l'Inter. MVP Michela Cambiaghi. Tutte le partite sono finite con gare che hanno visto squadre vincere e perdere e nessun pareggio. Chi ha segnato non ha segnato neanche una doppietta. Chi ha servito assist non ne ha serviti altri. Quindi la classifica degli assist e delle marcatrici della Serie A inizierà a prendere piede già dalla seconda giornata. Ma secondo voi, chi è che ha meritato più di tutte il premio dell'MVP in questa giornata? Fatecelo sapere nei commenti. Faremo uno short di analisi a riguardo della giocatrice che ci indicherete voi. Ma adesso andiamo a vedere la classifica. Con 3 punti abbiamo le squadre che hanno vinto, ovvero in ordine Roma, Inter, Juventus, Como e Fiorentina. A 0 punti invece troviamo Pomigliano, Napoli, Sassuolo, Milan e Sampdoria. Per adesso è tutto, ma noi ci ritroveremo qui tra pochi giorni perché il 22 di settembre torna in campo l'Italia, questa volta guidata dal nuovo allenatore Andrea Soncin. E sì, perché inizia la National League. L'Italia giocherà a San Gallo, ospite della Svizzera, e successivamente il 26 giocherà a Castellisancro, in provincia di L'Aquila, contro la Svezia. Mentre dal giorno 30 al giorno 2 ottobre ci sarà la seconda giornata della Serie A, che vi riassumeremo e vi racconteremo. Per adesso quindi è tutto. Ricordatevi di iscrivervi ai nostri canali social, di mettere mi piace al video, di commentare anche, di indicarci chi secondo voi merita più di tutto il premio dell'MVP della giornata, e noi ci vediamo sempre qui su Fair Play. Storie di calcio, storie di vita.